Ciao ragazzi, oggi voglio portarvi un altro video sulla parte misteriosa e inspiegabile di internet. Questa volta però vi parlerò di un caso che sta diventando sempre più famoso, in particolare qui su YouTube, dove il tutto ha avuto inizio. Si tratta di un caso che è venuto alla luce in marzo, ma in brevissimo tempo ha saputo catturare l'attenzione di un numero incredibile di utenti. Le teorie che sono state elaborate per spiegarne il mistero sono moltissime. Io però ho voluto limitarmi alle due che, a mio parere, sembrano più plausibili. Vi parlerò infatti di Petscop, un videogioco che a prima vista potrebbe sembrare innocente, ma che nasconde un lato oscuro che sta attraendo l'attenzione di numerosi youtuber di lingua inglese e spagnola. In Italia non se n'è ancora sentito parlare, non potevo far altro che dedicargli un video. Ecco quindi Petscop, il nuovo mistero di YouTube. Il 12 marzo di quest'anno, un utente anonimo pubblicò su YouTube il primo di una serie di gameplay del videogioco Petscop, un supposto gioco per PlayStation 1. Dico supposto perché, come vedremo più avanti, tutto fa pensare che in realtà non sia mai esistito. Da quel che ci dice il proprietario del canale, che anche il ragazzo che ha portato il gameplay su YouTube, Petscop sarebbe stato lanciato nel 1997 dallo studio Garalina. Ma questo studio di programmazione non esiste, così come non sarebbe mai stato lanciato sul mercato un videogioco dal titolo Petscop. Allora, da dove viene questo gioco? Che mistero nasconde? Tutto fa pensare che la serie di video portati da Paul, nome che viene usato dal ragazzo che dà la voce ai gameplay, sia un fake. Però è necessario capire il perché sia stato creato ad hoc, programmato solo per questa serie di video, e in particolare che messaggio vuole lanciare. Ebbene, questo è proprio quello che cercherò di farvi scoprire in questo video. Ma iniziamo con ordine, spiegando a grandi linee in cosa consiste il videogioco. Il titolo stesso, Petscop, ossia poliziotto di animali da compagnia, pets in inglese, inizia con il personaggio protagonista esplorando una serie di stanze, con l'intenzione di catturare dei personaggi antropomorfi. Lo scopo del gioco è basicamente questo. Il personaggio principale deve esplorare la zona di gioco alla ricerca di questi strani animali e, utilizzando delle tecniche di inganno, se così possiamo dire, li deve catturare. In ogni livello sono presenti diversi animali, all'incirca 6, e il passaggio a livello successivo è determinato dal successo o meno nel catturarli tutti. Come vedete, in questo video ho evitato di mostrarvi interi pezzi del gameplay e di farvi sentire l'audio, anche per evitare problemi di copyright. Ad ogni modo vi lascio in descrizione il link per aggiungere tutta la serie e vederla in prima persona se volete. Detto questo, la domanda sorge spontanea: ma allora in cosa consisterebbe il mistero? Perché si sta parlando così tanto di Petscop in questi ultimi tempi? Ebbene, Paul, nel primo gameplay, afferma di aver trovato il gioco insieme a un messaggio, una chiave per raggiungere un livello segreto e accedere a una parte estremamente inquietante dello stesso. Il messaggio, nella sua traduzione in italiano, dice pressappoco così: camminai in basso, e quando arrivai in fondo, invece di entrare, mi fece girare verso destra, e mi trasformò in un mostro oscuro. Seguendo queste istruzioni, Paul riesce a accedere a un livello occulto di Petscop, una specie di cantina piena di cartelli strani, la tomba di un bambino e una sala fatta di specchi dove una bambina, dall'aspetto di fantasma, imita i movimenti del protagonista. Utilizzando uno degli accessori presenti nella scena, Paul può fare una domanda allo strano personaggio, con il fine di conoscere la sua vera identità. La risposta che riceve è fondamentale ai fini della nostra indagine. In effetti, il personaggio pronuncia un nome, Newmaker. Candace Newmaker è una bambina che morì all'età di 10 anni, mentre partecipava a una cosiddetta terapia di rinascita. Candace soffriva di uno strano disturbo, che la spingeva a uccidere animali domestici. Tanto che la madre adottiva decise di consultare una psicoterapeuta che le suggerì una terapia molto particolare. L'idea era quella di riprodurre determinate circostanze in cui la bambina potesse ravvivare il suo legame affettivo con la nuova madre,
In particolare, si cercava di riprodurre il momento della sua nascita, in modo da farle dimenticare il trauma causato dagli abusi della quale era stata vittima da bambina, da parte dei suoi genitori biologici. In una delle sessioni si cercò di riprodurre il grembo materno, con un cappotto e delle coperte, dalle quali Candace doveva cercare di liberarsi, proprio come al momento della nascita. La madre adottiva e la psicoterapeuta la costringevano all'interno delle coperte e neppure le grida e le richieste di aiuto della bambina le portarono a interrompere il processo terapeutico. Il risultato fu che la bambina morì, asfissiata. Un caso questo che si rese famosissimo, soprattutto come denuncia agli abusi di terapie psicologiche troppo estreme e portate a termine senza le dovute precauzioni. Dopo aver raccontato questa storia, è facile trovare le analogie tra il videogioco e il fatto di cronaca. Gli animali da compagnia sarebbero quegli stessi animali che Candace uccideva a causa del suo squilibrio mentale, ma anche gli stessi bambini, prede di un adulto senza scrupoli, rappresentato dalla psicoterapeuta o dalla madre adottiva, che li catturano in nome di un beneficio personale. Per esempio, quello della psicologa di essere riconosciuta come una gran professionista, o della madre adottiva, desiderosa di essere riconosciuta come la persona che avrebbe salvato Candace. Personalmente, credo che questa analisi non sia campata per aria, anche perché nel gioco viene pronunciato esplicitamente il cognome di Candace. Quello però che rimane un gran mistero è chi ci sia dietro a questa serie di video e il perché questo videogioco sia stato programmato a proposito, solo per portare alla luce un fatto del genere. Programmato tra l'altro per farlo sembrare un titolo della fine degli anni 90, per la prima versione della console PlayStation. Esistono due ipotesi possibili. La prima è che qualcuno si sia preso così a cuore il caso di Candace da aver trovato un modo per riportarlo alla luce dopo così tanto tempo. Facendo leva sul fatto che i gameplay su YouTube oggigiorno sono molto popolari, potrebbe aver pensato che questo sarebbe stato un modo per assicurarsi l'attenzione del maggior numero di persone possibili. Aggiungendogli poi questo fattore misterioso, l'effetto virale sarebbe stato rafforzato e si sarebbe sicuramente ritornati a parlare di questo fatto di cronaca così grave. C'è da dire però che tra le persone che hanno studiato questo caso fino ad adesso c'è anche chi ipotizza che la connessione con il caso di Candace sia stata casuale e che quella non sia la ragione principale della creazione di questa serie di video. La seconda ipotesi è un po' meno nobile, se così possiamo dire. In effetti, c'è chi crede che i video di Paul siano solo una strategia di marketing, come quella per esempio dell'uomo dei sogni. Vi ricordate il caso dell'uomo che apparirebbe nei sogni di molte persone e che si è reso famoso in tutto il mondo? Che ci crediate o no, anche quello era un fake colossale, che si rese così famoso da ingannare gran parte della popolazione mondiale. In verità, chi creò l'uomo dei sogni fu un'importante agenzia di marketing, che utilizzò questa strategia per farsi pubblicità e diventare un punto di riferimento nel campo del viral marketing, cioè il marketing virale. Al giorno d'oggi, thisman.org è anche una pagina web tradotta in più di 30 lingue. E se Petscop volesse seguire la stessa strada? Sia come sia, c'è da dire che la programmazione di un intero gioco, con uno stile che riproduce fedelmente quello dei titoli della fine degli anni 90, deve essere stato un gran lavoro. Fatto che porta a escludere sicuramente un semplice scherzo. Lo sforzo deve comunque avere uno scopo. Il problema è che questo scopo, per il momento, è sconosciuto. A questo punto, lascio la parola a voi. Avevate mai sentito parlare di Petscop? Quali tra le due teorie vi sembra più plausibile? Quella che vuole riportare alla luce il caso di Candace, oppure quella di una semplice strategia pubblicitaria? E per finire, che cosa ne pensate di quello che è successo a Candace? Vale la pena risvegliare la coscienza collettiva in modo che fatti di questo genere non possano mai più verificarsi in futuro? Fatemelo sapere in un commento. Se ti è piaciuto il video, iscriviti al canale, lascia like o condividilo con i tuoi amici. Un saluto e al prossimo video dell'Inspiegabile.